Bentrovate, siamo allo storico Caffè Margherita per una nuova puntata di Carpe Diem, dove oggi affronteremo il mondo imprenditoriale giovanile per capire che cosa è cambiato, come è riuscito a rinnovarsi e a reinventarsi. Parleremo di due diverse realtà produttive del nostro territorio attraverso il racconto di due storie diverse, due storie di due giovani imprenditrici molto diverse tra loro. Spazieremo dal mondo della moda a quello dell'agricoltura, settore che i ragazzi di oggi stanno riscoprendo sempre di più. Due ragazze, appunto, vi dicevo, che sono molto diverse per scelte di vita, ma accomunate dal desiderio e dalla volontà di mettersi in gioco e anche di sfruttare tutte le potenzialità della rete per promuovere la propria attività e anche i propri stili di vita. Quindi non solo semplici imprenditrici, ma anche blogger e influencer, due attività che oggi vanno sempre più di pari passo e sono sempre più connesse. Andiamo quindi a conoscere le ospiti di questa puntata. Eccoci con le nostre ospiti, un salotto completamente al femminile, quello di oggi. Vi presento subito le protagoniste di questa puntata. Come vi ho anticipato, due giovani donne molto diverse, ma accomunate dalla volontà di mettersi in gioco e di affrontare il rischio, quello di impresa, che ai giorni d'oggi non è insomma così scontato. Vi presento subito quindi le nostre giovani protagoniste. Subito a fianco a me abbiamo Martina Donzella, una commerciante di Lido di Camaiore. Da diversi anni ha due attività, due negozi di abbigliamento in passeggiata, e di pari passo sta portando avanti anche un'attività attraverso i social network per promuovere la sua attività e quello che fa, e anche promuovere i suoi stili di vita. E poi abbiamo anche Francesca Zambonini, che è un'imprenditrice agricola e anche agriblogger. Ecco, partiamo proprio da Francesca. Bentrovate innanzitutto. Grazie, a tutte buonasera. E due. Partiamo proprio da Francesca per parlare della sua attività a proposito di mondo agricolo e di riscoperta dei giovani d'oggi del mondo agricolo. Quella di Francesca è stata una scoperta da diversi anni, appunto quella di dedicarsi alla terra insieme a suo marito, perché Francesca, mi raccontavi prima di iniziare questo percorso, la tua idea, la tua scelta di vita era completamente diversa, tanto che avevi fatto il liceo linguistico. Sì, era totalmente diverso, infatti diciamo che mi piaceva più girare il mondo, andare un po' all'avventura, scoprire culture nuove. Ho conosciuto mio marito e sinceramente mi sono appassionata al mondo dell'agricoltura, alla terra, proprio mi è venuta questa passione, questo amore che sinceramente non sapevo neanche di avere. Ecco. Ecco, Francesca non solo imprenditrice ma anche agriblogger, perché da diversi mesi ha aperto appunto un blog dedicato al suo mondo per dare anche diversi consigli, ed è stata premiata di recente da Coldiretti come prima agriblogger della Toscana. Ecco, sembrano due mondi, Francesca, quasi in controtendenza: da una parte appunto il mondo legato alla terra, quindi alla riscoperta dei valori, e dall'altro sfrutti tutte le potenzialità della tecnologia di oggi. Diciamo che nell'era dei social ho cercato un modo per avvicinarmi di più alla gente, e quale modo era migliore per non sfruttare i social network. Quindi diciamo che ogni giorno io e mio marito pensavamo a un modo per appunto avvicinarci alla gente, e dicevamo: come fare dei semplici video dove facevamo vedere tutto ciò che facevamo, la nostra giornata lavorativa, quindi per noi una cosa banalissima, ma che per il pubblico, per la gente che ci vedeva, poteva essere una cosa molto curiosa, così da avvicinarci anche al nostro mondo, al mondo dell'agricoltura, quello che appunto vogliamo noi.
La storia di Martina invece è leggermente diversa perché lei è un'imprenditrice, ha deciso 8 anni fa circa, Martina se sbaglio correggimi, aveva 20 anni di aprire un negozio di abbigliamento a Lido di Camaiore e poi qualche anno dopo ne ha aperto un altro, però la sua è una tradizione diciamo di famiglia che nasce dagli anni 50 con i nonni, giusto? Che avevano un negozio in piazza Cavour se non sbaglio e poi anche tuo padre, quindi una tradizione di famiglia che hai riscoperto e comunque hai reinventato completamente anche attraverso l'utilizzo dei social e della rete, ce lo racconti questi esordi? Sì, chiaramente tutto sta a una base, c'è la passione che è la cosa fondamentale affinché un lavoro venga svolto nel migliore dei modi. Quindi ero piccolina quando già a 10 anni iniziavo a cucire i primi vestiti, iniziavo a creare. Ho iniziato a 20 anni a aprire un'attività dove per me stare al pubblico è stata la miglior crescita a livello personale. E quindi ho deciso di buttarmi nuovamente in un'avventura ancora più grande affinché possa realizzare il sogno, quello poi di creare la mia linea, e sto iniziando infatti a disegnare, creare, quindi ho tirato fuori quella passione innata da sempre nella nuova attività. Quindi stilista solo tu o è una tradizione di famiglia anche questo? Solo qualcosa tu hai iniziato? Che mio padre faceva in proprio. Però poi dopo un po' abbandonato, io invece ho fatto il percorso inverso, ho iniziato una semplice attività dove si compra e si rivende, ma ho capito e sto capendo negli ultimi anni che le persone vogliono sempre più l'unicità, la particolarità e quindi è il modo migliore anche per contrastare vari mercati, le varie concorrenze. Per me creare un mio prodotto, una mia linea, differenzia la donna, cioè noi ci prendiamo la nostra attività, ci prendiamo cura della donna sotto ogni punto di vista, quindi voglio renderla unica e voglio che la donna si senta bene nelle proprie vesti. Ecco, parli appunto di prodotto unico, però sì. Diciamo che negli ultimi anni, proprio a partire tra l'altro dagli anni in cui tu hai iniziato questa attività, quindi nel 2012, è proprio in realtà il commercio al dettaglio, quindi quello più unico, più mirato, che ha risentito forse maggiormente i contraccolpi della crisi. Siamo nel 2012, quindi insomma in pieno periodo di crisi appena iniziata, appunto anche Versilia ne ha risentito parecchio con diverse attività, l'abbiamo visto anche negli ultimi anni, che hanno aperto ma anche chiuso subito. Che cosa fa la differenza secondo te? Tanto per incominciare ci vuole determinazione, perché tante attività aprono con il concetto di guadagnare subito e questo è un concetto ormai vecchissimo. Noi ad oggi si apre come la ragazza, ci si mette in gioco, si mette passione, determinazione, ci si deve aggiornare come con social. Io ero anti-social e 2 anni che sono sul social, sono seguita, le mie clienti mi apprezzano. Anche quella è una passione, trasmettere un qualcosa, lasciare un qualcosa alle persone di tuo, e il social lo fa attraverso il tuo viso, il tuo modo di vivere. Io amo la natura e chi mi segue lo dico sempre, quindi la cura della donna è intesa dal punto di vista fisico, l'abbigliamento, il mangiar sano, io sono fissata per queste cose qua e le trasmetto anche sui social, quindi è tutto un collegamento. Ad oggi non bisogna pensare di aprire un'attività e guadagnare. Quindi è necessario secondo te queste due attività? Certo, una porta avanti l'altra, che ci sia crisi può anche essere vero, però noi mangiamo sempre come lei, oltre a vendere al minuto deve mettersi sui social, perché il mondo si sta cambiando e anche in maniera velocemente. Quindi credo che qualsiasi attività debba, te mi hai detto anche l'abbigliamento ne ha risentito, ma tutte le attività comunque stanno migliorando e crescendo, mangiare mangiamo tutti i giorni, però invece di preferire grandi catene che spesso ci danno anche cose meno buone, una ragazza come lei che si mette in gioco sui social aumenta anche la vendita. Però diciamo che appunto la grande distribuzione è questo che ha influito un po'. Perché fanno marketing. Esatto, grande distribuzione ma anche internet. Ecco, un piccolo negozio, una piccola impresa, come riesce a rendersi competitiva sul mercato per affrontare anche queste proposte low cost, diciamo così, e del tutto subito, come quelle offerte appunto da internet e dalla rete, quelle che poi
utilizzi anche tu? Sì, chiaramente tutto ha di base un marketing, quello che dicevo prima. Anche le piccole imprese, come posso essere io, cerco di fare marketing a modo mio. Cioè io cerco di portarmi dietro una fetta di clienti che mi seguono, che piace a loro il mio modo di vestire, il mio modo di vivere, e quello per me è il mio marketing. Metto la mia faccia in primis nelle cose che faccio, quindi credo che tutti debbano trovare la propria identità in una cosa e portarla avanti. Anche Francesca si serve, come abbiamo detto, dei social network e del suo blog per far conoscere la vita dalla campagna. Intanto Francesca, facciamo vedere, se Giampiero ci fa vedere, un video di un classico, diciamo, tradizionale buongiorno, dalla campagna, che lei insieme a suo marito è solita pubblicare sui social per far vedere, insomma, agli utenti e ai suoi fedeli clienti quello che coltivano ogni giorno. Vediamolo. Buongiorno dalla campagna. Anche stamani continuo a raccogliere broccoli che insieme a altri prodotti del giorno trovate alla mia vendita diretta. Stamani colgo broccoli, un po' di cavolo fiore, cavolo verza, cavolo nero, carote, cime di rape, rapini e basta, penso. Allora, intanto vi faccio vedere la raccolta dei broccoli. Come sempre dalle 10 alle 12.30. Ecco, questo era un esempio di come Francesca, dall'orto di Francesca, che è la sua attività, che ha sede a Torre del Lago, cerca di rendere partecipe ogni giorno i suoi clienti e tutti i suoi follower. Francesca, quindi l'attività che voi, sì, svolgete è vendita diretta al dettaglio, quindi il rapporto, sì, personale, il rapporto con le persone. Brava. È estremamente importante, quindi si torna veramente indietro, brava, all'epoca, bravissima, dei nostri nonni. Bravissima. E proprio come diceva anche lei, proprio il contatto col pubblico è quello che tutti oggi cercano, la cosa unica. Noi produciamo ortaggi e vendiamo la nostra vendita diretta esclusivamente prodotti che coltiviamo noi. Noi ci puntiamo tantissimo perché è estremamente difficile, impegnativo fare questo, nonostante sulla zona, insomma, si trovino tantissime attività che vendono prodotti, ma sono pochissime quelle che vendono prodotti coltivati da loro. Quindi noi puntiamo tantissimo e raccogliamo ogni giorno prodotti freschi. Apriamo la nostra vendita diretta alle 10, perché la quindi mattina raccogliamo ortaggi, quindi prodotti di ortaggi, stagione. Prodotti di stagione, assolutamente. Non forziamo la natura. Quindi due imprenditrici, come vedete, che sembrano appartenere a due mondi completamente diversi, però in realtà hanno un forte punto in comune, che oltre, appunto, come dicevo prima, ad accollarsi il rischio di un'attività improprio, quello anche di cercare di dare suggerimenti ai propri follower, alle proprie clienti, sui corretti stili di vita in un modo o nell'altro. Ci fermiamo per qualche secondo alla pubblicità e poi torniamo subito dopo con Carpe Diem di nuovo. Dal Caffè Margherita di nuovo, bentrovati con Carpe Diem. Siamo in compagnia di due giovani imprenditrici, Francesca Zambonini, imprenditrice agricola, e Martina Donzella, commerciante nel mondo della moda. Martina, prima stavamo parlando di quanto sia importante e fondamentale oggi la stretta connessione tra pubblicizzare il proprio prodotto e anche il proprio stile di vita attraverso i social network o i blog, e portare avanti di pari passo un'attività con tutte le difficoltà del caso, fisiche e reali. Quindi tu sei un influencer anche con diversi follower. Quanti? Quasi quota, 10.000 follower. 10.000 follower in una realtà di provincia, insomma, non è assolutamente poco. Oggi quando si parla di influencer si pensa soprattutto ad un personaggio famoso che ha tantissimi migliaia di follower, e da questo dovrebbe dipendere la qualità del prodotto e anche il giusto modo per fare soldi, diciamo così. Secondo te è questa la chiave, sei d'accordo?
chiaramente chi ha maggior follower ha maggior visibilità. Io nel mio piccolo faccio l'influencer a livello della mia clientela, ecco, non è che sia un personaggio famoso, però le persone che mi seguono amano il mio stile di vita, come nella vita reale, non si può piacere a tutti, così anche sui social. Io mi metto in primis tutti i giorni sui social, tanto per incominciare mi piace trasmettere il mio modo di vivere alle persone, perché ho un modo piuttosto sano, ecco, appunto come si parlava prima, dal mangiare al vestire, e mi piace poterlo trasmettere alle persone, il mio modo di vivere. Senza ombra di dubbio, essere un esempio per le donne, questa cosa mi fa più che onore, perché le donne spesso vengono sempre in qualche modo etichettate come meno importanti di tanti uomini, quando invece io credo nella forza delle donne, credo che le donne possano emergere quello che io voglio, e quindi do anche nelle mie stories quotidiane energia positiva alle donne e voglio che questo messaggio arrivi, quindi aumentano questi follower. Quindi sei riuscita a creare questa rete virtuosa e sono praticamente tantissime, quasi tutte donne. Donne, sì, sì, a me interessa lavorare con le donne, perché è per me la forza delle donne c'è, esiste, ma anche tirata fuori. Questo non è così scontato. No. Diciamo che tra l'altro tra i teenager di oggi il più grande desiderio è quello di diventare anche influencer, ma soprattutto perché sembra una forma di guadagno facile, però c'è anche un forte, non è così, no. E lo diciamo, però c'è anche un forte timore, quello della critica. Io credo che a livello provinciale questo sia ancora più forte per chi intraprende, certo, questo settore, perché insomma essere criticati a livello locale ha una risonanza, se vogliamo, anche maggiore dell'essere al nazionale, perché poi esci di casa e le persone te le ritrovi, sì, lì. Sì, senza quindi dubbio. Come la vivi questa serenamente parte? Perché io sono contenta di quello che faccio, dei principi di vita che ho, e tutto ciò l'ho imparato chiaramente non da sola ma lavorando. Io ho tante clienti che sono più adulte di me, alcune sono anche anziane, mi hanno insegnato tante cose in questi anni nel lavoro. Io più che sul banchino di scuola ho imparato e ho preso tanti modi di vivere tramite le persone. Quindi io sono me stessa, non si può, ripeto, piacere a tutti, ho i miei concetti di vita e a chi piaci ti segue, però non si, ripeto, non possiamo rimanere simpatici a tutti. E forse è proprio questa forse la chiave, quindi sì. Essere selettivi rispettando il proprio modo di essere. Certo, io sono tranquilla, serena e credo che tutto quello che sto facendo me lo sto guadagnando, nessuno mi ci stia portando, quindi se qualcuno a volte ti guarda con un occhio storto, il problema li hanno gli altri, non te che tutti i giorni ti alzi e ti rimbocchi le maniche invece di stare su un divano. Il mondo dell'agricoltura e la rete, internet e i social, è un po' strano che i tuoi utenti, i clienti, diciamo, se penso a chi è interessato al mondo agricolo e quello legato alla terra, siano poi gli stessi che ti guardano attraverso la rete. Sono decisamente cambiati i tempi. Sì. Perché diciamo che adesso chiunque, di qualunque età, ha comunque vive comunque sui social network, ecco, diciamo così. E quindi tantissima gente, la maggior parte oggi, è interessata anche a ciò che mangia. Ciò che mangia vuol dire anche vedere da dove arriva quello che mangia. E quindi è interessata, incuriosita anche quando faccio vedere come coltivo, quando semino, quando raccolgo determinati prodotti e come li coltivo. Quindi per questo, ecco, diciamo che riesco ad avvicinarmi alla gente, a molte più persone di svariate età. Come si svolge la tua giornata, la giornata tipo di una contadina, come tu fieramente vuoi essere sì, chiamata? Sì, certo, io non ho nessun problema. Vabbè, ci si alza la mattina presto, d'inverno ci si alza un pochino più tardi perché comunque andiamo con le ore di sole, con le ore di luce. E niente, noi in particolare iniziamo a raccogliere tutti gli ortaggi che poi venderemo alla vendita diretta, come vi ho detto raccogliamo tutti i giorni prodotti freschi, quindi abbiamo sicuramente una qualità diversa perché insomma il prodotto è fresco,
E durante la giornata, il pomeriggio, stiamo chiusi perché appunto ci dedichiamo alle coltivazioni, il momento della semina, c'è da togliere dell'erba perché togliamo l'erba a mano e insomma tutti i lavoretti dell'orto, che noi abbiamo un orto un pochino più grande, quindi è impegnativo. Senti, i giovani di oggi stanno sempre più riscoprendo appunto questo mondo legato alla terra, un po' in controtendenza con la tecnologia che avanza, perché andiamo a rivivere le terre dei nostri nonni, poi abbandonate dai nostri padri per inseguire la chimera del progresso, per il fantomatico riscatto, diciamo, economico. Oggi questo ritorno alla terra, secondo te, come avviene? Da che cosa sono spinti i giovani? Anche un po' da un senso di frustrazione, magari nel non riuscire a raggiungere certe professioni, quindi il precariato lavorativo in altri ambiti, oppure c'è veramente un senso, la voglia di riscoprire le origini, la natura? Allora, diciamo che chi ci si avvicina perché, diciamola così, non trova altro da fare, sicuramente prima o poi si stancherà. Bisogna avvicinarsi a questo lavoro per passione, come ad esempio diceva anche lei, anche alla moda. Uno comunque nel lavoro che fa deve metterci passione, altrimenti duri poco. E poi comunque uno sguardo al passato, quindi la riscoperta dei valori davvero della terra, ma uno sguardo anche al futuro. Comunque siamo su questa terra, quindi bisogna rispettare la natura, e noi personalmente la rispettiamo coltivando con metodi biologici. Utilizziamo insetti antagonisti, ovvero insetti specifici che mangiano insetti che danneggiano le piante, funghi antagonisti, quindi che vanno ad agire su dei funghi che attaccano le piante e le farebbero morire. Utilizziamo anche dei bombi impollinatori in estate, quando magari c'è poca presenza di api. Questi riescono ad impollinare le nostre piante, di modo che ogni fiore riesca a produrre un frutto migliore. E niente, ci impegniamo su questo, noi vogliamo fortemente. Quindi interesse per l'ambiente. Mi raccontavi, certo, anche che le vostre serre non sono riscaldate. No, assolutamente, quando uno pensa a delle coltivazioni in serra, sinceramente ha un attimo di oddio. Però sinceramente non vedo il problema, anche perché noi non riscaldiamo assolutamente le serre, come dicevi te, sono solamente delle coperture. Se d'inverno, come nell'autunno passato, dovessero accadere delle forti piogge o delle grandinate, le nostre coltivazioni sono un po' più riparate. Ecco, quindi nell'anno passato ne abbiamo avute. Certo. Come avete affrontato queste difficoltà? Perché spesso si pensa alla vita del contadino come quella di un eremita staccato dai problemi quotidiani, insomma, quindi la riscoperta della natura è vissuta anche senza conoscerla dal vivo, infatti, in questo modo. Sì. È tutto così, non è tutto rose, oppure no, non, brava, se ne conoscono bene i sacrifici, le difficoltà che dovete affrontare tutti i giorni? Sì, le difficoltà sono tante. Noi prima di tutto mettiamo passione, al primo posto c'è la passione, non c'è il sacrificio. Poi però, insomma, con eventi climatici come quest'anno, il forte caldo, le forti acque, nonostante noi abbiamo delle coperture come le serre, l'acqua arrivava proprio da sotto perché c'erano le falde acquifere molto alte, quindi c'è solo da sperare che non accadano così frequentemente questi eventi. Siamo alla fine di questa puntata di Carpe Diem. Io ringrazio le mie ospiti, Martina Donzella e Francesca Zambonini, per essere stati con noi. Grazie, grazie a te. Grazie, arrivederci a tutti voi. Alla prossima.